Palinuro, ritrovati due dei tre sub. Carabinieri, sventato furto a campagna. Controlli antidroga, arresti. Incidente, cinquantenne perde un piede. Battipagliese 1929, buon test con la Gregoriana. Ebolitana, nuovi acquisti ed amichevoli. Sono ancora in corso le ricerche del terzo sub inghiottito dal mare. La Guardia Costiera ha recuperato il corpo di Mauro Cammardella, che è stato il primo ieri mattina intorno alle ore 11. Un paio d'ore dopo è toccato all'altro sub di Palinuro, Mauro Tancredi. Sono in corso in queste ore le ricerche di Silvio Anzola. I due corpi recuperati erano vicini, incastrati nel punto più stretto della grotta della Scaletta, nel cunicolo che si estende nella roccia per 16 metri ed è largo in alcuni punti non più di 80 centimetri. Le due salme, dopo l'esame esterno effettuato dal medico legale Adamo Maiese, sono state trasportate via mare nel porto di Casalvelino e poi trasferite nella camera mortuaria dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Non si sa ancora se sarà eseguita l'autopsia. Ladri in fuga lasciano a terra la refurtiva. Il fatto di cronaca si è verificato la scorsa notte a Campagna, all'istituto scolastico Giovanni Palatucci della frazione Quadrivio. I malviventi sono fuggiti all'arrivo delle pattuglie dei carabinieri della compagnia di Eboli, diretta dal capitano Alessandro Cisternino. I ladri avevano saccheggiato la sala multimediale, portando via computer e tablet in dotazione alla scuola. La refurtiva è stata recuperata per intero e riconsegnata al dirigente scolastico. Sono in corso indagini per risalire agli autori del consistente furto che avrebbe fruttato migliaia di euro al mercato della ricettazione. Non è la prima volta che in questa estate i ladri prendono di mira un istituto scolastico della Piana del Sele. Solo un mese fa un furto è stato messo a segno nella scuola Giorgio Perlasca a Ponte Cagnano. Continuano in tutto l'agro nocerino sarnese i controlli antidroga dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, che ad Angri, in distinte operazioni, hanno arrestato due persone per spaccio di sostanze psicotrope, denunciandone un'altra in stato di libertà per coltivazione illegale di stupefacenti. La scorsa notte, infatti, i militari della sezione operativa hanno arrestato il paganese Vittorio Tamigi ed il nocerino Alfonso Pepe, entrambi 31enni e già noti alle forze dell'ordine. I militari, infatti, hanno proceduto al controllo dei due pregiudicati nei pressi della villa comunale di Angri, dopo aver notato uno scambio di stupefacenti denaro con alcuni tossicodipendenti della zona. Nel corso della successiva perquisizione personale e veicolare, i due sono stati trovati in possesso di 3 grammi di cocaina, suddivisa in dosi e 250 euro in contanti, verosimilmente provento dell'attività illecita di spaccio, sottoposti a sequestro. I due uomini sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nel medesimo contesto, inoltre, i carabinieri della stazione di Angri hanno denunciato a piede libero un incensurato del luogo di anni 55 per coltivazione illegale di sostanze stupefacenti. I militari, infatti, nel corso della perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'uomo, hanno rinvenuto due piante di cannabis indica dell'altezza di circa 2 metri, sottoponendole a sequestro. Due incidenti stradali a poca distanza l'uno dall'altro, uno il più grave è avvenuto a Vallo della Lucania sulla Cilentana in prossimità del bivio per Futani. Nella mattinata di ieri intorno alle 11 una moto di grossa cilindrata si è scontrata contro un'auto nei pressi della rotonda di Vallo sulla strada che conduce a Pattano. A bordo della moto un cinquantenne di Stio e la moglie Giuliana di 43 anni. Sul posto un'ambulanza del 118 dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Le condizioni dei due coniugi sono subito apparse gravi. Il cinquantenne alla guida del mezzo, infatti, è giunto al pronto soccorso con una profonda ferita al piede. Dopo un intervento chirurgico durato circa 5 ore, i medici del nosocomio vallese hanno dovuto amputare l'arto, troppo gravemente compromesso per poterlo salvare. La moglie invece ha riportato solo una frattura al malleolo sinistro, giudicata guaribile in un mese circa. Illeso invece il vecchietto alla guida dell'auto che trasportato in ospedale è stato dimesso poco dopo le cure del caso. L'altro incidente stradale si è verificato invece nel pomeriggio intorno alle 16.30 lungo la Cilentana all'altezza dello svincolo di Futani. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, 4 auto si sarebbero tamponate a causa di una brusca frenata della vettura che al momento dell'impatto si trovava dinanzi a tutte le altre. Il bilancio è di un ferito trasportato in ambulanza in ospedale.
La Battipagliese 1929 ha sostenuto domenica un test amichevole nel centro sportivo di San Gregorio Magno contro la squadra locale partecipante al campionato di prima categoria. Con i bianconeri imballati dai pesanti carichi di lavoro fatti durante il ritiro, la prima frazione di gioco si è conclusa con la formazione di casa in vantaggio per una rete a zero grazie alla segnatura di Troiano al 20° minuto su un errore in disimpegno di Guerrera. Nella ripresa, dopo la solita girandola di cambi effettuata dai due tecnici, la Battipagliese riesce a ribaltare il risultato con le doppiette di Iaia e Lauro e il sigillo di Volpe. La Battipagliese 1929 ha terminato il ritiro a San Gregorio Magno ed è rientrata a Battipaglia in giornata per poi riprendere gli allenamenti questo pomeriggio sul campo sportivo di Montecorvino Pugliano. La prossima amichevole delle Zebrette è prevista per giovedì 25 agosto alle ore 19:30 contro la Murese Eccellenza Lucana presso il centro sportivo di Muro Lucano Potenza. Nepolitana mette a segno altri due colpi, Manuel Gottuso, classe 98, attaccante ex Torres, e Valerio Salzano, classe 93, centrocampista ex Angri. E poi la riconferma di Alberto Toro, difensore esperto voluto fortemente dal direttore sportivo Ramon Taglianetti. Proprio il DS sottolinea, con Gottuso e Salzano abbiamo aumentato la qualità in attacco e centrocampo, dando ampia scelta a mister Nasri, confidiamo molto in loro. Per quanto concerne Toro, è un calciatore che con la sua esperienza va a completare la difesa. Lo stesso Toro è euforico, non potevo non accettare di restare deboli grazie alla società e al DS Taglianetti. Faremo di tutto per centrare gli obiettivi e far felice i tifosi. Intanto domenica sera l'Ebolitana ha perso 3-2 contro il Grumentum Valdagri con gol di Landolfi al 35° del primo tempo, di Altieri al 42° del primo tempo, poi Corsaro del Valdagri, Brindisi e Nano rispettivamente al 5° al 14° e al 28° del secondo tempo. Tanti tifosi ebolitani presenti che hanno deposto anche un fascio di fiori con Armando Vosa innanzi al bar dove persero la vita i ragazzi del posto in un bruttissimo incidente. Il 24 si ritorna in campo, altra amichevole contro la Valdianese e sempre a Sassano alle 17, poi il 27 ad Eboli al Dirseu contro la prestigiosa formazione del Savoia.